Ragazzi, ciao ragazze, benvenuti al mio nuovo armadio. Questo è il mio armadio, vedete? Ok, no, non è questo. Volevo farvi vedere una cosa pucciosissima che non ho resistito già ad aprire e che ve la faccio vedere. Il mio primo squishy. Il mio primo squishy, guardate che non è bello, guardate, è pucciosissimo. Oddio, c'è anche il cane, guardate che è venuto a vedere che cos'è sta roba, guardate che bello, guardate, aspettiamo che, oddio, guardate, oh, il cane. Dirà cos'è sta roba? Labo! No, è mio, questo non è tuo. Guardate. Oop. Oddio. Che bellino. Basta, Labo. Guardate che bellino, fatto a gelato gigante questo squishy. Il mio primo squishy. Tutti parlavano di questi squishy che gli fanno vedere. Sono stata curiosa pure io. Ho detto, vabbè, me ne prendo pure io uno. Tanto costa un pochissimo. Sentiamo. Sa di... Oddio, l'odore sinceramente non è proprio buonissimo, perché non è che sa di frutta. Sa di una... Boh. Di fragole andate a male. Boh, non sa neanche di fragole. Di fragole acide, no, no, l'odore non mi piace. Comunque, sì, vabbè, già l'ha visto mio figlio prima, mi ha detto che questo è suo. Ha detto quando ha il nervoso si mette la sera a fare così. Ecco. Comunque, dai, bellino, io non ce l'avevo mai avuto uno squishy. Vabbè, non so cosa ci provano quelli che li collezionano, che ne hanno tantissimi, boh. Io non ci trovo niente. Sì, è carino perché fai così, però vabbè, comunque ve lo volevo far vedere lo squishy, ok. Poi vi volevo dare una recensione. Vi ricordate dei bicchieri che vi avevo fatto vedere, quelli, questi? Ecco, volevo dare una recensione negativa, che difatti l'ho scritto anche dove l'ho comprati, perché, oddio, sono belli, faccio dentro il mio succo, sono belli, perché per 12,90 € di 6, sono belli, la cannuccia è resistente, dura, oddio, sembra che sto descrivendo una cosa pornografica, no, vabbè, comunque, la cannuccia sì, è dura, la consistenza è dura, no, a parte gli scherzi. Cosa brutta di questi bicchieri è che, come vedete, a lavarli, l'immagine qua degli emotion va via. Anche l'altra, perché mio figlio si è preso quello con gli occhiali, e anche lì a lavarlo l'immagine, mi sa che a lavarla ancora 5-6 volte l'immagine non ci sarà più. Difatti è la recensione negativa di questi bicchieri. Poi per il resto sono bellini, perché vi ripeto, per 13,90 € di 6, ecco, però come vedete, cioè a lavarli l'immagine se ne sta pian piano andando. Peccato, vabbè, dai, chi se ne frega, comunque sono buoni lo stesso. Poi un'altra cosa, recensione che vi volevo dare è questa. Aspettate che se lo trovo dentro qua. Ho comprato questo dell'Avon, che sarebbe è la camomilla e la lavanda. Sarebbe uno spray, questo qua sarebbe uno spray che serena, allora, notte serena, la camomilla e lavanda. Sarebbe uno spray che spruzzi nel cuscino e dovrebbe rilassarti e farti dormire. Ecco, se avete recensione mia,
Se avete, io l'ho pagato 3,90 euro perché era in offerta. Se avete 3,90 euro, adesso costerà anche sui 5 euro. Ecco, se avete 5 euro da buttare via, ecco, prendetevelo perché tanto non serve a niente. Ecco, recensione mia, proprio una ciofeca. Ecco, questo direi dell'Avon: come buttare via 5 euro o 3,90 euro come ho fatto io, perché non serve una beata e merita minchia. Scusate se ve lo dico, però è la verità. Una ciofeca proprio. Ecco. E ecco niente, questo è un brevissimo video, era solamente per farvi vedere lo squishy. Poi un'altra cosa vi volevo far vedere, l'ultima cosa. Se vi ricordate, io stavo leggendo il libro di Faletti che l'ho finito di leggere. Adesso, ta-da! Ho preso questo, quella dolce follia. Ho letto già un paio di pagine. Ed è molto bello, appassionante, è una storia un po' sul giallo, una storia un po' intrecciata di Annabelle che si sposa con uno e che dopo questo la stalkerizza. E beh, non vi vengo a raccontare la storia, io ho letto solo 3 pagine, 2 pagine e mezza, dai. Comunque mi sta già appassionando, se qualcuno l'ha letto me lo faccia sapere. Ecco, io non l'ho mai letto. Ecco, basta. Questo è il mio breve video. Vi faccio vedere il tempo. Aspettate che stacco da qua. Ah, volevo farvi sapere che ho comprato il treppiedi. Ho comprato il treppiedi per mettere su tablet e telefono quando faccio i video. Mi starà arrivando, l'ho comprato su Amazon. Mi sto un po' alla volta modernizzando. Ecco, volevo farvi vedere il tempo com'è oggi. Vediamo. Nuvoloso. Sì, ormai qua non c'è una giornata che non piova. Comunque, vabbè, detto questo, volevo farvi vedere un'altra cosa. Guardate che bella. Quell'affare tutta di rose, e anzi ingrandisco. Guardate che bella. Una siepe che va fino in fondo, tutta di rose rosse. Peccato che durano pochi giorni. Ok, detto questo, vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao! Ah, vi lascio nell'info box. O nel primo commento vediamo dove sono capace di metterlo e se volete prendervi lo squishy, chi volesse andare a vedere o comprarlo o fare, fate quel che volete. Ciao, un bacio.